Amici sportivi, amanti dell'hockey, ci siamo, inizia il campionato 2023-2024 di Serie 2, girone A per la BDL Mini Motor Correggio, che entra in pista in questo momento con la classica casacca bianco-blu, classico stemma, lo vedete qui dalla nostra grafica proposta dalla regia curata da Marcello Bulgarelli. Montecchio Precalcino che sarà l'avversario in questa prima giornata del campionato di Serie 2 in diretta qui dal Pala Dorando Pietri di Correggio. Un saluto anche a Marzia Cattini da bordo pista. Ciao Marzia. Un saluto anche a te Francesco e a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando. Buon anno. Buon anno anche da parte mia, brava Marzia che hai ricordato, perché siamo al 7 di gennaio, quindi prima uscita del 2024, prima uscita anche del campionato, come dicevamo, in una terra, quella della provincia di Reggio Emilia, che oggi festeggia la bandiera, il 227esimo anniversario della bandiera italiana, simbolo del Made in Italy, nata il 7 di gennaio del 1797 come emblema della Repubblica Cispadana, con i colori verde, bianco e rosso, adesso rappresenta tutto il Made in Italy d'Italia. E il Made in Italy, che curiosità, è anche il terzo marchio più conosciuto al mondo dopo quello di Google e quello dell'Apple. Direi che non siamo messi proprio così male in classifica. Parliamo di hockey su pista e vedete qua intanto la tribuna del Pala Dorando Pietri che pian piano si sta gremendo per questa prima uscita stagionale. Marzia da bordo pista, ti vediamo anche con Toto Bastias lì a fianco, proprio intanto Toto si è creato proprio una postazione ad hoc già questo Marzia. Sì, ma l'intervento riguarda il pubblico che tu dicevi che era inquadrato, che sta cominciando ad entrare. Abbiamo un personaggio di eccezione perché tra il pubblico è comparso un dinosauro, quindi non so se la regia riesce a inquadrarlo nuovamente. Non sappiamo chi si nasconde dietro a questo costume, però ci abbiamo anche un dinosauro questa sera in pista con noi. Sono curioso di sapere anche come... Eccolo qua. Io non dico, non possiamo sapere altro, noi... Però per chi tiferà Marzia secondo te? Ha salutato i ragazzi del Correggio Hockey, però potrebbe anche essere un personaggio proveniente da Montecchio. Beh, bellissimo. Comunque nel caso, se porta fortuna, potrà tornare al Pala Dorando Pietri quando vuole. Questo gli apriamo le porte, l'ingresso è gratuito. Mi permetto di sottolineare anche questo striscione che ci propone la nostra regia, perché questa è la prima partita di campionato senza Lollo Sala e... come scrive, proprio come è scritto in questo striscione, gli amici come te rimangono per sempre. Lorenzo sarà sempre con noi, ci manca tanto, ci manca tutti i giorni. Ciao Lollo, come sempre nei nostri cuori. Marzia. A proposito, vogliamo salutare tra gli spalti questa sera la moglie di Lorenzo Sala, Cristina, e sua figlia Alice, che sono presenti tra il pubblico. Questo a testimoniare anche il legame che è nato fra la famiglia di Lorenzo Sala e la società Correggio Hockey e il mondo hockey su pista. Andiamo con la grafica, con le formazioni delle squadre in pista, che tra poco scenderanno in pista e giocheranno la prima gara del girone A del campionato di Serie 2. Montecchio Precalcino, come potete vedere, come avete visto in precedenza dall'immagine, casacca bianco verde, come sono i colori sociali del club veneto. Marco Todeschini con il numero 1 e il portiere con il numero 5 Franco Giuliani, 6 Andrea Zanini il capitano, 7 Filippo Tiella, 8 Davide Zanini, 9 Nicola Pozzo, 23 Elia Guglielmi, 44 Michele Dalla Valle, 66 Tommaso Graziani, 99 Carlo Sansone, l'allenatore è Ivano Zanfi. Risponde la formazione della BDL Mini Motor Correggio con Nicolò Salines, Matteo Olban con il numero 2, 12 Salines ovviamente, 7 Francesca Maniero, 8 Mauro Menendez, 13 Edoardo Righi, 26 Alessio Caroli, 36 Alessandro Matulli, 55 Diego Casari il capitano, 97 Emanuele Pedroni, 54 il secondo portiere Federico Pedroni, per Edoardo Granel che è l'allenatore della formazione correggese. Quella di questa sera è la gara numero 1 in un campionato italiano, gara numero 1 in casacca Correggio Hockey in un campionato per Mauro Menendez, dopo aver giocato in Coppa Italia. Mauro Menendez oggi debutterà in campionato, giocatore che ha sicuramente fatto vedere quella che è la sua importanza, ma non solo per quanto riguarda Mauro Menendez, tanti giocatori e tanti spunti interessanti dalla
Coppa Italia, che ha visto la BDL Mini Motor Correggio concludere il girone A della Coppa Italia di Serie 2 al terzo posto, dietro all'Amatori Modena, che è arrivata al primo posto e si è qualificata per le Final Four di Coppa Italia, che si disputeranno a marzo in contemporanea con quelle della Coppa Italia di Serie 1 e le finali di Serie B e la finale di Coppa Italia femminile. Amatori Modena, che ha vinto il girone a quota 18 punti, Scandiano 13, BDL Mini Motor Correggio 12, Azzurro Novara 10, Seregno 5. E lo ricordiamo anche proprio questo aspetto, perché nella giornata di ieri si sono disputate già tre partite di questo girone, due sì invece si giocheranno questa sera. Girone A che è iniziato con una sorpresa, perché anzi con due sorprese direi, perché la sconfitta casalinga proprio del Modena contro il Breganze è sicuramente una notizia ed era un risultato magari non pronosticato alla vigilia. Non era pronosticato anche il pareggio 3-3 fra Seregno e Roller Bassano. Roller Bassano, a proposito della Final Four di Coppa Italia di Serie 2, è una delle quattro contendenti alla Coppa del secondo campionato nazionale. Ha vinto il girone B della Coppa Italia di Serie 2 dopo un bel testa a testa per quanto riguarda la formazione veneta con il Tiene. Breganze, che è arrivata invece al terzo posto, Montecchio Precalcino, che è arrivata al quarto con 4 punti, una vittoria, un pareggio e 6 sconfitte per la formazione biancoverde. Ha chiuso il girone il Sandrigo. Per quanto riguarda il girone B, Sandrigo che sfiderà il Novara nella giornata di oggi. Queste le due partite in programma nel turno odierno. Invece, per quanto riguarda le gare che si sono disputate nella giornata di ieri, un po' meno forse sorprendente questo successo però netto del Roller Scandiano contro il Tiene per 4-1, quindi anche in questo caso due vittorie esterne, un pareggio. Per il momento nessuna vittoria casalinga in questo girone A di Serie 2. Nel girone B invece vittoria 6-2 interna del Matera contro il Follonica, 6-4 si è imposto in casa il Camaiore contro il Sarzana, 7-0 in favore del CGC Viareggio contro il Roller Salerno, 4-4 fra Forte dei Marmi e Prato, vittoria esterna della Pumas Viareggio per 4-2 contro il Castiglione. Gli arbitri sono Giacomo Vischio e Andrea Uguzzoni, inquadrato alla sua prima in campionato Edward Granel, davanti a lui, di spalle lo vedete, si legge nitidamente il nome di Mauro Menendez. Invece per quanto riguarda il Montecchio Precalcino, vediamo subito i giocatori in quintetto. Partiamo con Carlo Sanson come portiere con la casacca numero 99, numero 5 Franco Giuliani. Il capitano invece è Andrea Zanini con la casacca numero 23 Elia Guglielmi. Ci manca l'ultimo effettivo per la formazione biancoverde. Momento di carica per la squadra invece correggese, come vedete dalle nostre immagini, con Nicolò Salines pronto a raggiungere i compagni per darsi l'ultima carica pre-gara. Ecco qui il momento e la carica dei giocatori correggesi. Vediamo anche quale sarà il quintetto di partenza. Probabilmente vedremo schierati Nicolò Salines in porta, già pronto con la maschera, l'estremo difensore cresciuto nell'Hockey Sarzana, Edoardo Righi, Mauro Menendez, Diego Casari, Alessio Caroli. Eccoli qui i quattro giocatori di movimento davanti a Salines. È tutto pronto, casacca bianco-verde per il Montecchio Precalcino, casacca bianco-blu per la BDL Mini Motor Correggio. Manca poco, pochissimo, manca solo il fischio del direttore di gara Giacomo Vischio, che è pronto in questo momento a dare via al match, e lo fa con la formazione veneta che cerca subito di portarsi in avanti. Casari, attenzione il passaggio per Righi, subito la parata di Sanson, passati 10 secondi, cade a terra Edoardo Righi, non ci sono gli estremi per intervenire secondo gli arbitri. Subito un'opportunità per la squadra correggese dopo 11 secondi dall'inizio del match. Menendez 1 contro 3, Menendez prova a infilarsi, arriva addirittura dalle parti di Sanson, si ferma però l'azione avanzata della BDL Mini Motor Correggio. Adesso è dall'altra parte la squadra del
Montecchio Precalcino che cerca di conquistare e di portarsi dall'angolo verso le parti centrali della, la parte centrale della pista con Davide Zanini. Ha perso la sfera il numero 8, era lui l'ultimo giocatore che mancava al nostro elenco. Adesso li avete tutti i giocatori delle due squadre presenti in pista. Caroli, passaggio per Diego Casari. Ancora Casari che prova ad accentrarsi, cerca, anzi in realtà ha provato poi il diagonale, conclusione che è terminata alta sopra alla traversa della porta difesa da Sansono. 1:15 in qui al Pala Dorando Pietri di Correggio. BDL Mini Motor e Montecchio Precalcino si stanno sfidando per la prima giornata del girone A del campionato di Serie A2, due formazioni entrambe eliminate nel primo turno della Coppa Italia. Attenzione a questo passaggio di Davide Zanini, in mezzo c'è Edoardo Righi che però prova la ripartenza, pressato però da Elia Guglielmi. Menendez per Casari che cerca di partire sul lato sinistro, trova però l'opposizione di Zanini, cerca di andargli via, ci riesce Casari. Attenzione a Guglielmi che non commette fallo secondo l'arbitro Visco, che si trovava in buona posizione. Interviene in questo caso da difensore Casari ad allontanare la pallina che era al fianco del bastone di Franco Marchetti. Righi prova a puntare Davide Zanini. Tra poco andremo da Marzia Cattini a bordo pista per sentire gli umori di questi primi minuti in casa BDL Mini Motor. Tiro di Alessio Caroli che non è riuscito però a trovare la via della porta. C'è il primo fallo di squadra fischiato contro la BDL Mini Motor Correggio, sanzionato in questo momento dal tabellone luminoso. Buon intervento da parte di Edoardo Righi, attenzione, è un 1-1, è stato bravo il numero 13 a recuperare la pallina soffiandola ad Andrea Zanini. Resta però dietro porta, buona fase difensiva del Montecchio Precalcino che dopo l'errore commesso è riuscito a correggere bene e ad evitare che Edoardo Righi si presentasse dalle parti di Sanson. Quindi errore corretto da parte della squadra allenata dal tecnico Ivano Zanfi. Marzia da bordo pista, un po' come vedi e come sta vivendo Edoard Granel quello che è il suo esordio nel campionato italiano, l'abbiamo già citato, dopo aver disputato ben 8 partite in Coppa Italia è arrivato il momento dell'esordio per il tecnico spagnolo. Sì, naturalmente il campionato è la massima espressione dell'hockey su pista di Serie A2, però dopo 8 partite giocate in Coppa Italia, tutto sommato in panchina l'atmosfera è tranquilla, non c'è particolare emozione, proprio perché non è un esordio assoluto. Quindi grande concentrazione, ma non si notano segni di particolare emozione. Intanto a Sandrigo, Leonardo Lopreiato ha portato in vantaggio la formazione di casa. Sandrigo 1, Novara 0, attenzione, c'è il gol intanto del Montecchio Precalcino, rete realizzata da Franco Marchetti ed è lui dopo 3 minuti e 27 secondi a sfruttare lo spazio e portare in vantaggio la squadra ospite. Ecco qui l'azione, eccolo qua, vediamolo, lo vediamo proprio da dietro porta, ha provato il passaggio, ha toccato però con il pattino Nicolò Salines che ha deviato involontariamente la pallina verso la propria porta. Rete quindi da attribuire comunque al giocatore di al giocatore del Montecchio Precalcino, quindi giocatore ospite, primo gol per lui in questo campionato di Serie A2 2023-2024. Vediamo Casari che prova il tiro, pallina che viene respinta dalla difesa ospite. Ora Correggio alla ricerca della rete del pareggio. 3 minuti e 27 secondi sono bastati invece al Montecchio Precalcino per arrivare al gol del vantaggio. Il tiro di Menendez, la parata di Sanson, cade a terra un giocatore del Montecchio Precalcino. C'è l'intervento numero 2 fischiato contro la BDL Minimotor Correggio, fallo subito da Elia Guglielmi in questo momento in possesso della pallina. Ora è il capitano Andrea Zanini, prova Menendez a intrufolarsi, c'è l'intervento falloso sanzionato dall'arbitro Vischio, fallo di squadra numero 2 sanzionato contro il Montecchio Precalcino.
4 minuti 27 secondi di gioco, 1-0 il parziale. Tiro di Alessio Caroli, attenzione a questa pallina che viene deviata, sfera che però torna al Montecchio Precalcino proprio con Davide Zannini. Ora è dall'altra parte Franco Marchetti a provare il tiro, pallina che è terminata alta sopra alla traversa della porta difesa da Nicolò Salines con tanto di deviazione. Si riprenderà con la pallina in possesso della formazione biancoverde, che ha subito nei primi istanti di gara, però è stata brava a trovare la via della rete. Attenzione a questo contropiede, Righi prova il tiro, la parata ancora di Sanson, protagonista il numero 99, anche tiri piazzati da parte della squadra di casa, buone conclusioni. Attenzione a questo intervento e c'è il cartellino blu con ogni probabilità di Alessio Caroli per l'intervento falloso su Davide Zannini. Lo invita Giacomo Vischio e gli mostra il cartellino blu. Vediamo qua il replay. Possiamo tornare indietro un attimo? Chiedo alla nostra regia, rivedendo questa immagine, che non ho visto bene. Sì, secondo me l'intervento secondo me c'è, perché vediamo Alessio Caroli. Sì, lo vediamo più nettamente. È stato Alessio Caroli che ha agganciato Davide Zannini. Giustissima la sanzione del direttore di gara. Salines contro Davide Zannini. Parte Zannini contro Salines, ha tentato di alzare la pallina e provare la conclusione. Salines è stato bravo a parare, adesso però Correggio deve reggere perché si trova in inferiorità numerica per via del cartellino blu mostrato ad Alessio Caroli, primo cartellino blu in questo campionato per la squadra di casa. Adesso sono Menendez, Righi e Casari a difendere la porta di Nicolò Salines. Attenzione a tu per tu, buona conclusione da parte di Franco Marchetti, bella la parata di Salines. Ancora il tiro da parte del Montecchio Precalcino, ancora era Zannini ad aver provato a immolarsi sulla deviazione. Attenzione, e c'è la parata da parte di Nicolò Salines. Per un attimo ci siamo lasciati ingannare, ci siamo fatti ingannare da quelle che erano le esultanze da parte di alcuni sostenitori presenti qui del Montecchio Precalcino. Come avete visto però, e come ha mostrato il giocatore con la casacca numero 12 di casa, la pallina era ben lontana dall'essere entrata. Tutti in piedi i dirigenti della panchina della BDL Minimotor Correggio, con intanto Guglielmi per Marchetti. Ancora Marchetti che cerca il tiro, il bastone di Odorado Righi a dare via contropiede di Diego Casari. Casari, il gol di Diego Casari, e c'è il pareggio a quota 6 minuti e 7 secondi. Reazione nel momento più difficile, in inferiorità numerica. Direi che lo spunto numero 1 a livello di personalità non manca per la BDL Minimotor Correggio. Primo gol di Diego Casari in campionato, e BDL Minimotor Correggio che ora dovrà ancora resistere in inferiorità numerica per 49 secondi, ma trovare la rete del pari una volta che sei andato sotto nel punteggio e sotto anche nei presenti in pista, di certo non può che essere una buona iniezione di fiducia. Però c'è la reazione subito di Andrea Zannini, che trova la rete del 2-1. Eccolo qui, missile che si va a inserire sul secondo palo, e direi una reazione importante anche quella del Montecchio Precalcino, che ha saputo sfruttare la propria superiorità numerica, è riuscito a rimanere proprio in, a mantenere l'inferiorità numerica e a segnare durante il periodo di inferiorità numerica. Quindi buona risposta quella del Montecchio Precalcino. Da sottolineare, come abbiamo sottolineato la buona reazione della squadra correggese, da sottolineare l'altra reazione, quella del Montecchio Precalcino, che è ritornata sul 2-1, quindi cambia ancora il punteggio qui alla pala Dorando Pietri con
il 2-1 di Zanini. Attenzione a Menendez che ha provato questo taglio in diagonale, c'era Edoardo Righi che aveva abbastanza spazio libero. Attenzione alla ripartenza, Guglielmi prova a metterla in mezzo, allontana Diego Casari, c'è l'intervento, attenzione, non abbiamo visto bene qual è stata l'intervento e la decisione del direttore di gara che ha scelto intanto di fermare il gioco. E qui intanto vediamo il passaggio di Guglielmi, qui è Zanini, intanto Marzia da bordo pista. È arrivata una steccata perché il capitano si sta tenendo l'orecchio, guardando la mano come se ci fosse, per vedere se è uscito il sangue. Sangue non ce n'ha. Ah, una pallinata in faccia, ci dicono dalla regia di Marcello Bulgarelli. E quindi Zanini che resta in pista. Quindi solo uno spavento per il giocatore con la fascia da capitano del Montecchio Precalcino. Intanto è tornata in parità numerica la sfida. Lo è stata per pochi secondi anche nel punteggio, un risultato di parità che è durato solamente 21 secondi. Al gol di Diego Casari ha risposto immediatamente Andrea Zanini, che ha riportato in avanti il Montecchio Precalcino. È entrato in pista Manuele Pedroni, classe 2007. Menendez, passaggio per Pedroni, si porta sul lato destro della pista a cercare dalla parte opposta Casari in orizzontale. Il tiro di Casari viene respinto in questo caso da Davide Zannini, terra Casari, intervento questa volta di Andrea Zanini, si ferma il gioco, anzi qua l'intervento era sempre di Davide Zannini, quindi sono tre i falli di squadra fischiati contro il Montecchio Precalcino. Adesso è Casari dietro porta a cercare Emanuele Pedroni, attenzione a Davide Zanini che la riconquista. Guglielmi però interviene Mauro Menendez, che nel tentativo di allontanare mette anche in difficoltà Sansone. Fallo di squadra numero 3 fischiato contro la BDL Minimotor Correggio, intervento falloso commesso dal numero 8 argentino sul capitano della formazione biancoverde. 7 minuti 33 secondi di gioco, di certo tutt'altro che una partita noiosa quella che vi stiamo mostrando qui al Paladorando Pietri di Correggio. Marchetti prova a puntare, Casari, Guglielmi, Zanini, ancora Marchetti, autore del gol del vantaggio della formazione biancoverde, arrivato a 3 minuti e 27 di questa partita. Ancora il tentativo di tiro che viene respinto, la riconquista ancora Davide Zanini, pericolosissimo fino a questo momento Davide Zanini, perché oltre al gol segnato sempre presente, una spina nel fianco non solo in fase d'attacco ma anche in fase difensiva per la formazione correggese. Attenzione a Manuele Pedroni che cerca l'azione personale, allontana Sanson che rischia di colpire anche qualche suo compagno di squadra nella panchina. Eccolo qui inquadrato, Carlo Sanson. Pedroni pronto a ricevere la pallina di Edoardo Righi. Casari con Menendez non sentendo l'attenzione al 2 contro 2 con Marchetti e Davide Zanini in avanti per il Montecchio Precalcino. Nessuno però dei giocatori esterni della squadra di casa, oltre ai due già citati, si è prodigato ad andare in avanti, di conseguenza ha dovuto attendere il giocatore ospite. Ora è Guglielmi per Marchetti, Andrea Zanini, tra poco andremo a bordo pista da Marzia Cattini per sentire se ci sono indicazioni tecniche che ha captato in questi ultimi istanti. Attenzione al tentativo di deviazione di Davide Zanini, bello il passaggio in area da parte di Guglielmi. Pedroni viene fermato, la pallina resta lì, l'intervento, la sfera resta al Montecchio Precalcino con Zanini, ancora Pedroni che in un qualche modo cerca di disturbare il numero 8. Adesso si ferma il gioco con qualche scaramuccia fra Andrea Zanini ed Edoardo Righi. Adesso ci sarà palla 2, attendiamo ancora un attimo prima di andare a bordo pista perché andiamo a sentire il time out, anzi ci andiamo subito perché sentiamo il time out del Montecchio
precalcino, quindi andiamo a sentire insieme a Marzia Cattini quelle che sono le indicazioni per i prossimi minuti del tecnico bianco-verde Ivano Zanfi. Andiamo a sentire. Sta facendo dei falli del cazzo, dei falli stupidi. No, andiamoci dietro anche noi a farli, ok? Siamo in vantaggio, facciamo girare la palla. Uno, due, ricordiamoci, giro tre col blocco, uomo che esce, primo taglio, secondo taglio col blocco. Basta. Amici, quando loro anticipano, gli tagliamo le spalle che riusciamo ad avere la palla. Se vuoi fermare dietro porta, perché loro... Bravissimo! Taglia al punto del rigore, taglia, passaggio veloce, le prima. Non l'abbiamo ancora provato. Proviamolo, Dai, forza! Ecco qua, avete sentito il time out di Ivano Zanfi, tecnico della formazione bianco-verde, che in questo momento sta conducendo per 2-1 in casa della BDL Minimotor Correggio, che in Coppa Italia. Adesso andiamo a rivedere un po' quelli che sono stati i risultati della formazione correggese. Correggio che ha perso all'esordio interno contro il roller scandiano, poi sempre vittoria, tre vittorie e una sconfitta in casa per la formazione di Edoardo Granel nel girone A della Coppa Italia di Serie A2. Per quanto riguarda invece il Montecchio Precalcino, intanto vediamo Diego Casari, missile, ancora cerca sulla ribattuta di trovare lo specchio della porta. Edoardo Righi raccoglie la sfera, fatica però a controllarla. Il numero 13 riesce però a servire Mauro Menendez. Ora 34 secondi a disposizione, c'è l'intervento falloso numero 4 fischiato contro la BDL Minimotor Correggio, anzi l'intervento falloso numero 5 sanzionato contro il sodalizio correggese. Deve stare attenta la BDL Minimotor con i falli, proprio perché la squadra veneta sta cercando di far commettere anche falli alla squadra di casa per arrivare il prima possibile al bonus dei 10 falli. Attenzione a Emanuele Pedroni che parte in 1-1, buonissimo l'intervento in fase difensiva da parte di Elia Guglielmi. Elia Guglielmi positivo fino a questo momento, in questi 10 minuti e 13 secondi di gioco in casa Montecchio Precalcino. Attenzione Edoardo Righi che perde il possesso della sfera, la recupera proprio Elia Guglielmi che tocca la pallina a Davide Zanini, diagonale che però non trova alcun giocatore. Attenzione, un 3-2, Menendez per Casari, la parata di Sanson che trattiene la pallina, quindi si riprenderà con la palla contesa fra Diego Casari e Andrea Zanini. Ad avere la meglio è la BDL Minimotor Correggio, con Menendez che la nasconde a Franco Marchetti. Ancora Menendez, non mancano le spallate tra i due giocatori. Fallo di squadra numero 4 sanzionato contro il Montecchio Precalcino. Di questo passo credo che il numero di 10 falli per entrambe, possiamo provare a sbilanciarci, che possa essere raggiunto. 5 falli in 10 minuti per la BDL Minimotor Correggio, 4 per il Montecchio Precalcino. Decisamente due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Emanuele Pedroni cerca di entrare in area, cade a terra, non ci sono gli estremi per fischiare secondo il direttore di gara. Può ripartire un contropiede 3-2 del Montecchio Precalcino. Interviene Menendez che spedisce la pallina in tribuna. Ha rischiato di urtare ben due spettatori che con buon riflesso sono spostati, hanno evitato della pallina che stava andando alla stessa velocità di un proiettile, quella di Menendez deviata in tribuna. Attenzione a Menendez che reagisce con una steccata sul fondo, sul parquet. Non è d'accordo con la decisione di Vischio, in risposta alla reazione di Menendez, dichiara il warning. Il primo per in casa BDL Minimotor Correggio. Ricordiamo anche il cartellino blu mostrato ad Alessio Caroli nel corso del primo tempo. Quota
5 minuti e 3 secondi di gioco. Dall'altra pista, lo ricordiamo, Sandrigo e Novara si stanno affrontando in contemporanea. Dopo il vantaggio iniziale del Sandrigo sono arrivate 3 reti per quanto riguarda l'Azzurra Novara. Davide Gallotta e Federico Ortiz Oiola, doppietta per lui. 3-1 in questo momento per i piemontesi sulla pista di Sandrigo. Casari prova il tiro, respinta di Sanson. Manuele Pedroni entrato in pista, Alessandro Matulli, attenzione a Pedroni che prova il passaggio in mezzo a cercare Casari. Pallina arriva al numero 55, anche se in una posizione decisamente peggiore, ma non poteva fare di più Manuele Pedroni. Ancora Pedroni per Amatulli. Casari che prova a puntare la porta in grande velocità, cade a terra, fallo di squadra di Diego Casari. Così in presa diretta ci viene qualche dubbio, però questa è stata la decisione dell'arbitro. Entrato in pista Michele Dalla Valle, in casa Montecchio Precalcino. In pista anche Nicola Pozzo con la maglia numero 9. Primi due cambi per il Montecchio Precalcino in questo primo tempo. Siamo al giro di boa perché siamo a 12 minuti e 16 secondi, abbiamo passato di pochissimo la metà del match. È rientrato in pista Alessio Caroli che prova subito un missile, trova però il numero 9 Nicola Pozzo a intercettare il suo passaggio. Amatulli cerca di accentrarsi, poi ci sono due giocatori, due contro uno, non può molto il giocatore cresciuto nel fila del Giovinazzo. Attenzione a Matulli che riesce a soffiare la sfera a Guglielmi, si presenta tu per tu con Sanson, trova però il portiere pronto a respingere. Attenzione al passaggio all'indietro che viene intercettato dalla Valle, ancora la conclusione intanto di Guglielmi, la parata di Nicolò Salines, ancora in questo caso il tiro di Nicola Pozzo, era proprio Pozzo ad aver effettuato il passaggio. Azione in velocità da parte del Montecchio Precalcino che ha portato alla conclusione. In contropiede la squadra veneta sicuramente può far male anche la BDL Minimotor Correggio. Attenzione da Matulli che in questo momento sembra ispirato, prova l'intesa con Casari e Amatulli. Caroli, Amatulli, Casari, non è riuscito il triangolo, peccato perché poteva essere una buona azione per la formazione correggese. Ricordiamo 6 falli di squadra commessi dalla BDL Minimotor, 4 il Montecchio Precalcino. 15 minuti, 2 secondi di gioco nella prima frazione di gara. Montecchio Precalcino 2, BDL Minimotor Correggio 1. Gol di Franco Marchetti e Andrea Zanini per la BDL Minimotor, scusate, per il Montecchio Precalcino. Adesso è Caroli per Casari, ora è Pedroni. Ancora Pedroni che cerca di superare due avversari, ha provato il tentativo di tiro Manuele Pedroni dopo aver superato Nicola Pozzo, fermato però dai direttori di gara con un fischio, si è ripreso dal vertice basso dell'area correggese. Dalla Valle viene fermato da Casari, intervento falloso ma non da fallo di squadra per il direttore di gara. Amatulli cerca di accentrarsi, superare a tu per tu l'avversario, però Guglielmi continua a fare buonissima attenzione in fase difensiva. Ha trovato l'azione personale, ha trovato il tiro, parata di Nicolò Salines con il gambale. Pozzo Dalla Valle, Zanini, ancora Pozzo, Zanini, eccolo qui il capitano, attenzione a questa respinta di Salines, arriva la sfera a Nicola Pozzo che nel liberarsi colpisce Diego Casari che rimane a terra, problema un colpo al volto per il numero 55, in realtà però colpo al volto sì, ma non di Nicola Pozzo ma di Pedroni.
Ecco il colpo subito da Diego Casari, attenzione però al Montechiappare Calcino, un 2 contro 2, ripartenza ancora Franco Marchetti, cerca il tiro, la conclusione di Nicola Pozzo, trova però Nicolo Salinas, contropiede dall'altra parte, Casari non riesce però a liberarsi proprio di Pozzo, tra poco andremo da Marzia Cattini a bordo pista, prova Casari a proteggere la pallina, rimangono in due, la sfera resta alla BDL Minimotor, correggio Marzia da bordo pista, vai Marzia. Prepara un cambio al lato panchina della BDL Minimotor perché abbiamo Edoardo Righi che sta parlando con l'allenatore Granella al lato dell'ingresso in pista e in questi ultimi minuti l'allenatore sta continuando a indicare ai giocatori di seguire col gioco, di fare più passaggi e di creare azioni. Nel frattempo una parata di Edoardo di Salines e ti ripasso la linea. Parata di Salines sul tiro di Franco Marchetti, adesso c'è il time out chiamato dalla BDL Minimotor Correggio, sentiamo le indicazioni di Edoardo Granelli. Non possiamo fare il gioco di correre avanti, indietro, non può diventare un caos questo, sì? Perché loro sanno giocare a questo, noi no. Sì? Adesso sono Edo e Ama, giochiamo la palla su, avanti, sì? E noi, voi due aperto e aspettiamo la scarica per fare o il passaggio, il blocco e tiriamo o facciamo una navetta, sì? E guardiamo che fanno la difesa, se la difesa fa aiuta e si chiude, scarica e cerchiamo il tiro, però non facciamo il tiro battuto, facciamo il tiro accompagnato, sì? Porto la palla e accompagno la palla. E voi facciamo, allungiamo il possesso dietro fino a che c'è l'opportunità, sì? Sì o no? Dai, andiamo. Ha cercato anche l'approvazione dei propri giocatori dopo aver espresso i suoi concetti. Edoardo Granel chiede ai suoi giocatori di restare in partita e conquistare anche il gol del pareggio, anche se non l'ha detto nel time out, l'obiettivo chiaramente a brevissimo termine è quello, anche se il Montechiappare Calcino è tutt'altro che un avversario semplice. Adesso si ferma il gioco, c'è la punizione battuta dalla BDL Minimotor con Menendez per Caroli, 8-25 alla conclusione della prima frazione di gara, 2-1 in favore del Montechiappare Calcino contro la BDL Minimotor Correggio. Adesso è Menendez che cerca il tiro, la pallina che viene respinta da Sanson, adesso lì parte il Montechiappare Calcino con Nicola Pozzo, prova il taglio centrale Zanini proprio per lo stesso Pozzo, buon intervento in fase difensiva di Amatulli, Righi ora riparte, Caroli ha spazio, alza lo sguardo, entra nella metà campo del Montechiappare Calcino, scarica proprio sul fondo per Edoardo Righi, linea di Righi per Amatulli, adesso ci prova e si riesce bene in questo caso la pallina ad arrivare a Nicola Pozzo dopo l'ottimo intervento da parte di Michele Dalla Valle, adesso è Menendez, Righi davanti a Sansone, ancora si ferma il gioco, chiede l'intervento degli arbitri, il numero 13 Reggiani non è dello stesso avviso l'arbitro Vischio, Menendez, Caroli, Amatulli cerca di allontanarsi e di superare Dalla Valle, lo ferma però il numero 44, dall'altra parte Pozzo che viene fermato da Edoardo Righi, si ferma il gioco perché c'era Alessandro Amatulli a terra. Vediamo l'arbitro che sembrava aver invitato Amatulli a parlare con lui, forse per sincerarsi delle condizioni dell'atleta con la casacca numero 36 della BDL Minimotor Correggio. Amatulli, adesso c'è un cartellino blu per Alessandro Amatulli, c'era un confronto con Michele Dalla Valle, la pallina lontana,
rivediamo se è possibile la quanto è successo, che non ci siamo accorti al momento della situazione. Ecco qui Alessandro Matulli, ecco c'è questa steccata a Michele Dalla Valle, e quindi grazie all'uso del replay abbiamo visto quanto è successo. Alessandro Matulli va a sedersi sulla panchina dei puniti, seconda inferiorità numerica per la BDL Minimotor Correggio dopo il cartellino blu ad Alessio Caroli, quello a Alessandro Matulli, pronto ad entrare. Intanto vediamo il tiro da parte di Andrea Zanini che viene parato da Salines. Adesso Erighi a ripartire in contropiede. Ritorna il Montecchio Precalcino in possesso della pallina con il capitano Zanini. Marchetti, ancora Marchetti, pallina che resta lì, chiude bene Alessio Caroli il varco perché c'era Pozzo pronto a colpire, c'era uno spicchio vuoto della porta, Caroli in azione personale, ancora Alessio Caroli atterrato in questo frangente, non è falloso l'intervento secondo gli arbitri. Franco Marchetti ancora nasconde la pallina, Edoardo Righi, la parata di Nicolò Salines, ora Caroli cade a terra, fallo di squadra numero 5 sanzionato contro il Montecchio Precalcino. Ecco qui il replay con Andrea Zanini che ha provato il tiro, risposta di Nicolò Salines. Ora è Dalla Valle, fase del match dove Correggio si presenta in avanti ma fatica, invece Montecchio Precalcino sembra trovare sempre soluzioni diverse per arrivare verso la via della porta di Nicolò Salines. Mauro Menendez la riconquista e riparte in azione personale, ha provato a piazzarla sul primo palo, c'era il portiere Sanson dall'altra parte, c'è Marchetti che viene atterrato ma non c'è fallo, buono l'intervento in raddoppio di marcatura da parte di Righi, di Caroli, Righi azione personale, parata di Sanson, partita che vive di fiammate in questo momento, le due squadre non si stanno assolutamente risparmiando. Zanini fermato da Mauro Menendez, sembra averlo studiato bene Caroli, ancora azione personale, niente da fare, ancora Sanson che è bravo a chiudere il varco. A terra intanto due giocatori perché c'è il fallo fischiato contro Michele Dalla Valle, fallo commesso su Edoardo Righi, realizzato in questo caso Franco Marchetti, ma non era possibile dare il gol. Intanto andiamo a sentire il tema del Montecchio Precalcino. Siamo 4 contro 3, abbiamo preso 3 contropiedi, ma non esiste, non esiste. Oh, abbiamo provato 3-4 soluzioni anche col gioco dietro porta, facciamone una: blocco centrale, palla laterale, palla giù, entrata da Colassi schiaccia, ok, palla dietro, veloce dalla parte opposta, lo stiamo a inventare, facciamo girare la palla, i due all'ora e rischiamo di andare dietro con i dribbli. 4 contro 3, 3 contro piedi presi, dai ragazzi, calma, andiamo, dai. Avete sentito il time out di Ivano Zanfi che ha richiesto attenzione ai suoi, i suoi che stanno vincendo per 2-1 qui alla palla d'orando Pietri di Correggio. Gol per quanto riguarda la squadra ospite realizzati da Franco Marchetti e Andrea Zanini, ha risposto momentaneamente sull'1-1 Diego Casari a quota 6 minuti e 3 secondi, fase del match dove la BDL Minimotor Correggio era in inferiorità numerica. Attenzione però ancora al Montecchio Precalcino che la riconquista proprio con Michele Dalla Valle. Si ferma il gioco, c'è a terra Edoardo Righi e c'è l'intervento di Nicola Pozzo, intervento in gomitata di Nicola Pozzo giudicata dall'arbitro Vischio. Vediamo se c'è il replay che ci può dare una mano perché
Eravamo concentrati sulla pallina, la gomitata però c'è stata. Vediamo qua questa inquadratura. Sì, intravedeva il gomito alto. Adesso Sanson dovrà rispondere a Diego Casari, che entra in pista sostituendo Mauro Menendez. Menendez, Olban, Caroli e Righi, questi quattro giocatori di movimento della BDL Mini Motor Correggio insieme a Nicolò Salines. Opportunità ora con Diego Casari, ancora ci prova il numero 55, cerca di nasconderla, Sanson trova il palo, sfortunatissimo Diego Casari. Ora però la BDL Mini Motor Correggio ha due minuti di superiorità numerica. Fallo di squadra numero 6 sanzionato contro il numero 7 sanzionato contro la BDL Mini Motor Correggio. Errore mio nell'interpretazione del gesto del direttore di gara, invece che era ben chiaro, con un fallo fischiato in favore, fallo fischiato contro la squadra di casa. Tra poco andremo da Mazzacattini a bordo pista per sentire gli umori della panchina della BDL Mini Motor Correggio. Edoardo Righi subisce il fallo di Michele Dalla Valle. Tanti interventi lontano dalla pallina in questa gara, che hanno poi portato anche a infrazioni. Qui vediamo Edoardo Righi, Caroli prova il tiro, pallina che finisce alta e di conseguenza si riprende. Ora è la squadra biancoverde a rimettere in gioco la pallina dal vertice basso dell'area con Zanini, Dalla Valle e Franco Marchetti, che porta avanti la sfera, il numero 5 che ricordiamo ha aperto le marcature a 3 minuti e 27 del primo tempo. Adesso è proprio Marchetti dietro la porta di Nicolò Salines, era doppio di marcatura da parte di Righi e Casari, buon intervento da parte di Edoardo Righi che permette alla BDL Mini Motor Correggio di andare in ripartenza. Si schiera però al centro dell'area la formazione biancoverde con tre uomini, tutti e tre gli uomini di movimento davanti a Sanson. Righi per Caroli, ancora Righi, Caroli il tiro, prova sul primo palo con la spalla, Sanson a sbarrare la strada. 3 minuti 9 secondi alla conclusione della prima frazione di gara, 2-1 in favore della squadra veneta. Ancora Righi che prova il tiro, sul primo palo c'era il gambale di Sanson. Zanini a cercare dalla parte opposta Michele Dalla Valle, che ora lascia scorrere il cronometro, 20 secondi ancora in inferiorità numerica il Montecchio Precalcino, quindi per Franco Marchetti è ossigeno puro, per Franco Marchetti e per i suoi compagni di squadra sono ossigeno puro questi secondi che stanno scorrendo. Appoggia ancora Dalla Valle per Marchetti, ora è Zanini, ancora Zanini che va via da Alessio Caroli, riesce a mantenere il possesso, attenzione a questo passaggio in mezzo per Marchetti, ha provato in fase difensiva il Correggio, attenzione all'intervento ancora di Nicolò Salines, prima un palo poi la deviazione di Elia Guglielmi. La parata di Salines, ora si è tornati in parità numerica con il ritorno in pista del numero 23. Abbiamo rivisto proprio il replay dell'azione, bella parata da parte di Salines, 2 minuti e 4 secondi ancora Casari, Casari cerca il tiro, prova a metterla sul secondo palo, l'ha deviata sopra l'incrocio il portiere Sanson, cerca invece questa conclusione incrociare Marchetti. 110 secondi alla fine della prima frazione, Marzia pronto un cambio in casa BDL Mini Motor Correggio, giusto? Sì, sta rientrando in pista Mauro Menendez che aveva avuto un problema alla stecca e quindi era sceso per quel motivo, adesso credo che stia cambiando Casari per Casari.
No, non ne siamo sicuri, il gioco continua. Comunque sì, ecco il cambio per Holban, per Matteo Holban, si appresta a rientrare in pista Mauro Menendez. Qua nella panchina della BDL Mini Motor il clima è tutt'altro che tranquillo, l'allenatore continua a dare indicazioni ai giocatori di continuare col gioco e coi passaggi, è indicazione che in questo momento si fa un po' fatica a mettere in attuazione. Ancora Zanini, alto lo sguardo del capitano del Montecchio Precalcino, che fino a questo momento sta disputando un'ottima gara, così come una buona gara collettiva, quella della formazione bianco-verde, che lo ricordiamo lo scorso anno disputava il campionato di Serie 1. Marchetti, 10 secondi a disposizione, ora è dalla valle, attenzione a Zanini, la parata ancora di Nicolò Salines, chiamato in causa molto spesso il portiere correggese. Adesso gli ultimi 39 secondi a disposizione della BDL Mini Motor Correggio, ultimi 39 secondi anche sul cronometro, ora sono 34 con Caroli che cerca di andare in avanti, invitato anche dal tecnico Edouard Granel. Si ferma però l'azione, si ferma anche il gioco, attenzione alla lamentela di Edoardo Righi, warning anche per il giocatore con la casacca numero 13 dopo quello di Mauro Menendez, secondo warning per la BDL Mini Motor Correggio, intervento falloso numero 8 sanzionato contro la squadra di casa, 7 contro il Montecchio Precalcino. Difficile pensare che nessuna delle due squadre arrivi nel secondo tempo a quota 10, quasi verrebbe quasi da dire difficile che non arrivino anche a 15. Attenzione a questa azione tutta di prima della BDL Mini Motor Correggio con Edoardo Righi, che sul primo palo non riesce a trovare la via della rete, ha provato anche un secondo tentativo, si immola Carlo Sansone a pochi secondi dalla fine, una delle occasioni più ghiotte per la squadra di casa, che termina il primo tempo in svantaggio. Montecchio Precalcino 2 BDL Mini Motor Correggio 1. Attenzione alle reti che tra poco vi mostreremo, con il vantaggio a quota 3 minuti e 27 secondi. Ecco qui la nostra regia che subito ci ripropone le immagini. Ecco qui con il passaggio di Marchetti, che viene deviato pure in porta accidentalmente da Nicolò Salines, dall'altra parte contropiede in inferiorità numerica di Diego Casari, che la piazza sotto all'incrocio pochi secondi dopo, 21 per la precisione, il gol di Andrea Zanini, il gol del pareggio di Diego Casari, è arrivato a quota 6 minuti e 7 secondi, a 6 minuti e 28 è arrivato la rete del gol della la rete del 2-1 per la formazione veneta. Dall'altra pista, lo ricordiamo, a Sandrigo si sta giocando in contemporanea la sfida tra i padroni di casa e il Novara. Dopo il vantaggio iniziale del Sandrigo, il Novara si è portato sul 3-1 nel corso del primo tempo ed è il risultato anche dell'intervallo. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo qui per il secondo tempo del match tra BDL Mini Motor Correggio Montecchio Precalcino. A tra poco.
tutto pronto, manca pochissimo. All'inizio del secondo tempo di BDL Mini Motor, Correggio Montecchio Precalcino, gara valida per la prima giornata del girone A del campionato di Serie A2 di hockey su pista. 2-1 il punteggio, come vedete proprio dalla grafica. Qui vedete anche la tribuna del Paladorando Pietri, struttura che ospita la squadra correggese, struttura che ha ospitato, lo ricordiamo, nell'agosto, fine agosto inizio settembre del 2023, anche i campionati europei under 17 maschili e femminili, prima volta di un'edizione in contemporanea. Permetteteci la battuta, è venuta così male che hanno scelto subito l'anno successivo, quindi nel 2024, di replicarla tale quale a Olot. Questo a testimoniare anche il lavoro che è stato fatto dall'organizzazione in casa correggese, che ha saputo gestire qui sulla pista del Paladorando Pietri, rinnovata proprio per l'occasione, con il rinnovato, con il nuovo parquet che vedete in questo momento. Edizione che è stata un grande successo, con oltre 6.000 persone in 6 giorni per quanto riguarda l'Italia maschile e femminile in entrambi i casi. Un terzo posto e medaglia di bronzo che hanno permesso, che hanno portato in dote le squadre guidate dal commissario tecnico Massimo Giudice. Edoardo Righi dà il via al secondo tempo del match insieme con Emanuele Pedroni, anzi con Alessio Caroli, Diego Casari e Mauro Menendez, i quattro giocatori di movimento per la formazione della BDL Minimotor Correggio, davanti a Nicolò Salines. Risponde invece il Montecchio Precalcino con Sansoni in porta, il capitano Andrea Zanini con il numero 8, Davide Zanini con il numero 23, Lia Guglielmi, e con il numero 5 Franco Marchetti. Risultato di 2-1 nella prima frazione in favore della squadra ospite. Attenzione ad Alessio Caroli che prova a ripartire in contropiede con il si viene fermato però dal giocatore in da un giocatore ospite. Adesso c'è Zanini, Marchetti dietro porta, 29 secondi a disposizione della squadra biancoverde. Davide Zanini, Andrea Zanini, fascia da capitano, ancora il tiro, la parata e la risposta con il guantone di Nicolò Salines. Marchetti, Davide Zanini, Elia Guglielmi, ancora per Davide Zanini, Marchetti. Adesso Montecchio Precalcino che nella prima frazione di gara ha gestito molto bene la pallina e ha saputo rispondere e reagire nei momenti di difficoltà, quindi una prestazione fino a questo momento positiva da parte del Montecchio Precalcino. Attenzione a Guglielmi che ha cercato di il tap-in dopo il buon passaggio di Andrea Zanini. Stanno scadendo il cronometro dei 45 secondi. Guglielmi, respinta di Salines, si azzera il cronometro con Righi che perde però il possesso della pallina. C'è Davide Zanini, attenzione, atterrato Menendez e c'è il fallo di squadra numero 8 fischiato contro il Montecchio Precalcino, con Mauro Menendez che cerca questo diagonale che sfiora il secondo palo della porta difesa da Sanson. Ora è Caroli che cerca di superare un avversario, fallo di squadra, se abbiamo visto bene, numero 9 fischiato contro il Montecchio Precalcino che va in bonus. Prima squadra in questa partita ad andare in bonus, ci è vicinissima anche la BDL Minimotor Correggio perché è a quota 8. Menendez, passaggio per Casari, la deviazione, era un tiro che sembrava lento e semplice, era insidioso Sanson. Attenzione, ancora allontana questa pallina di Menendez che aveva recuperato leggendo bene il passaggio di un avversario, è riuscito a riconquistarla proprio nell'area avversaria il numero 8 argentino. 2 minuti e 50 secondi nel corso del secondo tempo. Menendez
la pallina che esce, ripartenza del Montecchio per Calcino, un 1 contro 2 con Franco Marchetti che è andato deciso verso la porta di Nicolò Salines, fermato dai due difensori. Warning per Andrea Zanini per proteste, non è d'accordissimo il numero 8, però conta la decisione del direttore di gara. Inquadrato qui Mauro Menendez a bordo pista. Marzia da bordo pista, com'è la situazione, come ha reagito anche come sta reagendo la panchina della BDL Mini Motor Correggio, perché mi lego proprio al fatto che nella prima frazione avevi parlato anche di un certo clima in panchina. Una BDL Mini Motor e una panchina della BDL Mini Motor che erano pronte a sostenere i giocatori in pista, ma anche non mancavano le indicazioni, anche con un tono anche deciso da parte di Edoardo Granelle e dei suoi collaboratori. Allora, per il momento la situazione qua a bordo pista è abbastanza tranquilla e continuano ad arrivare indicazioni da parte dell'allenatore, però per il momento non si segnalano particolari nervosismi. Diciamo che l'indicazione che continua ad arrivare è gioca, nel senso di di sfruttare i secondi a disposizione per l'azione, per cogliere poi delle occasioni eventualmente per fare gol, quindi di continuare con i passaggi. Questa è l'indicazione più frequente. Vediamo ora Caroli che prova questo diagonale, cioè Sanson pronto a rispondere all'angolo. Caroli forse trattiene la pallina, questo è l'intervento sanzionato dal direttore di gara. È stato Zanini a portare il numero 26 a commettere questa infrazione. Dietro porta ora Marchetti che ferma il gioco. C'è il fallo di squadra, abbiamo visto bene, fallo di squadra, decimo fallo di squadra fischiato contro Montecchio per Calcino e time out. Adesso un attimo rivediamo, qui c'è l'intervento, allora è stato sanzionato l'intervento di Davide Zanini, mi sembra, su Edoardo Righi. Adesso time out. Mi segnala Marzia da bordo pista. Ah, ok, perfetto. E quindi adesso non è time out come ci ha sottolineato Marzia fuori onda, ma c'è stato un errore di comunicazione. E attenzione, perché adesso c'è il decimo fallo del Montecchio per Calcino e ora Alessio Caroli ha a disposizione il tiro diretto. Parte Caroli contro Sanson, ancora Caroli contro Sanson che chiude anche il primo palo, prova a rimetterla in mezzo. Entrato in pista Alessandro Amatulli, ora è Menendez che punta Davide Zanini. Guglielmi la riconquista, un 2 contro 1. Attenzione a Zanini dalla parte opposta, ha rischiato tantissimo la BDL Minimoto e non ha concretizzato il tiro diretto arrivato dopo il decimo fallo. Attenzione ancora a Guglielmi che la riconquista, un missile che termina a lato. Opportunità ancora per il Montecchio per Calcino che dopo una fase dove ha subito un po' l'avanzata della BDL Minimoto, un ritorno della BDL Minimoto in questo secondo tempo, ha subito effettuato e avuto due occasioni nitidissime. L'impressione che la mentalità sia quella di da grande squadra, quella del Montecchio per Calcino, squadra che se confermerà quanto fatto vedere fino a questo momento qui al Pala Dorando Pietri, qualche soddisfazione secondo noi se la toglierà di sicuro nel corso di questa stagione. Menendez bravo a superare un avversario, ha cercato il tiro in diagonale Menendez, però non ha trovato lo specchio della porta. Attenzione a Marchetti contro Casari, Marchetti davanti a Salines, la pallina resta lì, allontana, c'era pronto Davide Zanini ad arrivare. Attenzione a Caroli che supera un avversario, però allontana Sanson, non mancano i colpi. C'è l'intervento da parte del direttore di gara, nono fallo di squadra fischiato contro la BDL Minimotor Correggio. Attenzione perché al prossimo ci sarà il tiro diretto, così come è successo a parti invertite in precedenza. Ora è Zanini per Marchetti.
c'è Alessio Caroli che gli ha costruito la linea. Zanini, raddoppio di marcatura sul capitano del Montecchio Precalcino con Caroli ed Amatulli che hanno cercato di soffiare il possesso dello Sfera. Ci riescono, 44 secondi a disposizione, deve stare attento alla BDL Minimotor, corregge perché in precedenza aveva commesso l'infrazione dei 10 secondi. Menendez, Caroli, 18:55 alla fine del match. Ancora Amatulli, Menendez, proprio sotto la nostra postazione, ancora Menendez cerca di avere la meglio su Andrea Zanini, ancora Menendez dietro porta, fermato. Buona fase difensiva da parte del capitano del Montecchio Precalcino, Casari, attenzione al tiro, Sansone, ancora il gol di Alessandro Amatulli, il gol di Alessandro Amatulli, tiro di Casari, pallina che ha rimbalzato sulla balaustra, Caroli ha provato il tiro, parata di Sansone, è arrivato Alessandro Amatulli, eccolo qua, l'abbiamo raccontata, l'abbiamo vista, l'azione che ha portato al gol del 2-2. E ci voleva questo gol, però attenzione fin da subito perché il Montecchio Precalcino ha dimostrato che sa reagire soprattutto nei momenti di difficoltà, quindi attenzione a Zanini per Marchetti, Guglielmi pressato da Amatulli, attenzione al numero 23 che cade in area per il direttore di gara, non ci sono gli estremi per il fischio, il direttore di gara lo ricordiamo è Giacomo Vischio, Andrea Guzzoni al tavolo, Zanini, ancora Andrea Zanini, parata di Nicolò Salines, 45 secondi ora a disposizione per la BDL Minimotor Correggio che dovrà giocare non con il cronometro ma con il dato dei falli, chissà cosa opterà, attenzione intanto a questo blocco, fallo di squadra numero 11 fischiato contro il Montecchio Precalcino, fallo di squadra di Davide Zanini per il blocco su Diego Casari, stava arrivando in porta Mauro Menendez, Marzia Cattini da bordo pista, Marzia qualche indicazione anche sulla reazione della panchina della BDL Minimotor, corregge intanto attenzione a questa pallina che alberga nell'area bianco-verde, la reazione della panchina dopo il gol. Mentre il gol ha dato sollievo, diciamo così, c'è stata una reazione molto di entusiasmo e distensiva per questo gol del pareggio, l'attenzione rimane ancora molto attiva, nel frattempo abbiamo Casari che va in attacco, tiro, parata mi pare dal portiere, quindi non, naturalmente grandissima attenzione perché nel primo tempo come sappiamo il Montecchio ha recuperato nel giro di pochissimi secondi. Adesso è Marchetti, ancora diagonale che sul secondo palo, bravo Salines a chiudere, Casari, ancora parata di Sansone, il gol di Alessandro Amatulli, doppietta per il numero 36 cresciuto nel giovinazzo e il vice campione del mondo under 20 con la maglia della nazionale italiana, eccolo qua che chiama raccolta il pubblico. Al posto giusto, nel momento giusto, eccolo qui, il motto, potremmo definirlo così per Alessandro Amatulli in questa partita, due gol per lui in pochissimi istanti di partita e la partita, la gara tra BDL Minimotor Correggio e Montecchio Precalcino si capovolge nel punteggio dopo essere stata a lungo in svantaggio la squadra di casa, adesso si trova per la prima volta nel match a condurre. Menendez, ora l'inerzia, ora vuole coltivare l'inerzia del match a proprio favore, la squadra correggese, Guglielmi all'indietro per Andrea Zanini che sicuramente prenderà per mano la sua squadra come ha fatto nei momenti di difficoltà, pallina che esce, 16 minuti e 16 secondi alla conclusione del match, Correggio 3 Novara, Correggio 3 scusate, Montecchio Precalcino 2, Novara sta giocando invece a Sandrigo, sta sempre conducendo per 3-1,
due gol in 90 secondi per Alessandro Amatulli. Il primo a 6 minuti e 38, il secondo a 8 minuti e 8 secondi. Attenzione ancora Menendez che si scontra con Nicola Pozzo. Vischio invita il numero 9 a rialzarsi. Zanini, parata di Salines che sta rispondendo presente con le sue parate. Il numero 12 Dalla Valle entrato in pista pochi istanti or sono, servito in questo momento da Zanini. Ancora Zanini, tentativo di deviazione, non trova lo specchio della porta. 36 secondi a disposizione del Montecchio Precalcino. Tra poco andremo al bordo pista da Marzia Cattini per sentire anche se ci sono particolari indicazioni da parte di Eduard Granelle in vista della, dopo il gol del vantaggio, perché sarebbe interessante capire se è cambiata un pochino anche l'idea di gioco da parte del tecnico spagnolo, che lo ricordiamo esordisce oggi in campionato dopo le gare in Coppa Italia. Attenzione a questo retropassaggio che rischiava di essere sanguinoso. Caroli si libera bene di Dalla Valle. Amatulli ancora, la conclusione termina alta sopra la traversa, poi quella pallina che passeggia davanti all'area, nessun giocatore coraggioso pronto a colpire, c'era una parte dello specchio vuoto però non è stato concretizzato. Eccolo qui Michele Dalla Valle. Nicola Pozzo alza lo sguardo a cercare Andrea Zanini, pallina che viene deviata, si riprende con la rimessa dal vertice, anzi non dal vertice dell'area, ma si prende con una punizione. Eduardo Granelli inquadrato in questo momento, sguardo teso per il tecnico spagnolo. Attenzione, bravo Diego Casari che parte in contropiede. Casari, ancora Sanson con il gambale, inclusione forse debole del numero 55 correggese. Attenzione dall'altra parte, il gol di Michele Dalla Valle. Da un contropiede fallito a un contropiede realizzato, Michele Dalla Valle firma il gol del 3-3. Questa è tutta tranne che una partita scontata. E adesso c'è il time out chiamato dal Montecchio Precalcino che andiamo a sentire. Ivano Zanfi vuole dire qualcosa ai suoi, anche se sicuramente l'animo sarà decisamente più tranquillo rispetto a pochi istanti or sono, quando la squadra bianco-verde perdeva 3-2. Adesso noi ci siamo abituati lì a far girare, non andare mai a sodo, e ne abbiamo presi due tutti sui ribattini, perché quando torniamo dietro porta, si va a difendere la porta, non la sponda non serve a nessuno. Ok, adesso abbiamo rimessa in parità, ricominciamo sullo 0-0, tan tan, lui fuori, tu dietro porta, ok, ricordiamoci sul giro 3 passaggio secondo palo, uscita veloce, finta di tiro, passaggio, ok, non facciamo stupidaggini da ultimo uomo. Marzia resta pure in collegamento, vai Marzia. Sì, volevo dire un passaggio che ha fatto l'allenatore prima che il collegamento fosse attivato, quando dice non rischiare non vuol dire dormire, quindi un invito all'attenzione e all'azione ai propri giocatori che è stato decisamente incisivo. Attenzione ad Amatulli che cerca l'azione personale, ha provato a sorprendere Amatulli con questo, con questa azione tutta sua. Menendez la riconquista, un 2 contro 1, Amatulli, Menendez davanti a Sanson, la pallina però non arriva ad Amatulli, si riparte, c'è il gol del Montecchio Precalcino, il gol di Marchetti, gol del 4-3. Dicevamo che questa partita era tutto tranne che scontata, sono abbastanza tranquillo sul fatto di non essere smentito. 4-3, abbiamo detto che il Montecchio Precalcino aveva dimostrato nel corso del match una forza da grande squadra che ha saputo più volte ripartire dalle difficoltà. Fotografia di questo match, questi 22 secondi, gol di Dalla Valle, gol di Franco Marchetti e risultato nuovamente ribaltato, quindi Montecchio Precalcino ancora davanti
in questo match dopo essere stato in vantaggio per 1-0 e per 2-1. Adesso però in casa BDL Minimoto al correggio bisogna fare attenzione e bisogna cercare di ricucire lo strappo, ma bisogna fare attenzione, come dicevamo, al fatto che i falli di squadra correggesi sono 9. Al decimo ci può essere il fallo, il tiro diretto, e quindi un'opportunità in più per la squadra biancoverde per cercare di allungare il divario. Anche azione da Matulli davanti a Sansone, ha cercato di girarsi, palo colpito da Matulli. In giornata di grazia Alessandro Matulli, lo cercano i compagni, l'hanno capito, il numero 36 questa sera, due gol, un palo, più volte protagonista in contropiede. Menendez, ancora Menendez cerca di superare due avversari, allontana la difesa del Monte Capre Calcino, ma è Caroli che cerca di intrufolarsi in mezzo a due. Pozzo lo atterra ma non è fallo secondo il direttore di gara. Attenzione a Marchetti davanti a Salines, viene fermato però ancora da Menendez a Matulli. Menendez, partita assolutamente bellissima in questo secondo tempo, con gol, falli e diverse azioni. Casari, girata, parata di Sansone. Questo è un buon intervento del portiere con la casacca numero 1999, classe 2005, nato il 19 di giugno. Qualche parata però l'ha fatta anche, sembrava più un veterano che un 2005 Sansone. Però comunque una buona prova corale quella del Montecchio Precalcino, qualche momento di difficoltà però sempre superato. Attenzione però a Emanuele Pedroni che è entrato in pista, che prova subito ad avere la meglio e partire in contropiede soffiando la sfera a Pozzo. Duello fra Pedroni e Dalla Valle si libera molto bene della marcatura di Pedroni. Marchetti punta a Matulli, ancora Marchetti, c'è Salines che chiude il primo palo, pallina che termina fuori. Marzia da bordo pista, non so se hai qualche indicazione, ormai la domanda è sempre la stessa però, perché là sono gol uno dietro l'altro, perché nel corso di 4 minuti abbiamo commentato 4 gol di conseguenza, però questa fase, questa rimonta credo che non sia stata particolarmente digerita da Eduard Granelli. Naturalmente no, la risposta è abbastanza semplice, diciamo che in questa partita non avvengono molte cose in pista e poche cose nella panchina, perché non ci sono stati particolari cambi, non ci sono particolari avvenimenti che stanno accadendo qua dietro. L'allenatore Granel, tornando alla domanda, sta continuando a dare indicazioni ai propri giocatori, vediamo nel frattempo un tentativo di tiro in porta da parte di Casari, sta dando indicazioni ai giocatori di continuare a giocare in fase di attacco e di lavorare molto sulla difesa quando si tratta di stare nella propria metà campo. Quindi nessuna indicazione particolare, certamente l'entusiasmo non è ai livelli più alti in questo momento. Comunque sono 7 minuti che i falli sono bloccati, perché l'ultimo fallo sanzionato contro il Montecchio Precalcino è stato quasi 7 minuti fa ed è stato l'11esimo. Mazza, ancora la bordo pista. Sì, stai chiamando il decimo fallo per la BDL Minimoto, perché arriverà sicuramente a breve. Nel frattempo riprende il gioco. Vediamo intanto Casari che cerca la conclusione sul primo palo, poi dopo ci ha provato anche Emanuele Pedroni con questa staffilata che però non è entrata in porta. Marchetti ancora, respinta di Salines, 2 contro 2, attenzione a Pedroni, fermato da Marchetti senza commettere fallo, intervento pulito del numero 5, attenzione ancora a Marchetti, fermato da Menendez, però con la giusta irruenza Marchetti è riuscito a riportare a casa propria la pallina. Determinazione da parte del numero 5, che l'abbiamo vista non solo in questo tipo di azioni, anche nei tentativi di tiro, e infatti sono arrivate 2 reti per quello che è stato il miglior marcatore della squadra biancoverde anche in Coppa Italia. Menendez per Pedroni, ancora Menendez che alza lo sguardo, 9.53, con il tempo si assottiglia sempre più per quanto riguarda la squadra correggese. Matulli ha provato il tiro, la rete lo ha riportato in pista la pallina e quindi il gioco può proseguire. Matulli proprio sotto la nostra postazione, Pedroni dialoga proprio con il numero 36,
Menendez. Ancora Menendez, il tiro, la parata di Sansone, ancora Matulli, ancora Sansone. Ha cercato la tripletta personale il giocatore cresciuto nel giovinazzo dalla Valle. Atterrato Manuele Pedroni, direttore di gara, fischiato l'intervento e ha, mi sembra, pallina per il Montecchio Precalcino. Infatti così è la squadra biancoverde con Dalla Valle a riprendere il gioco. Ora è Andrea Zanini per Michele Dalla Valle, passaggio per Nico, per il mezzo, era la pallina era indirizzata ma è stato bravo Salinas. Attenzione, azione personale di Manuele Pedroni che ha provato a piazzarla, cade a terra il numero 97, si tiene il polso, poi si rialza. Non ci sono gli estremi per un intervento secondo il direttore di gara. Ora è Andrea Zanini per Marchetti, ha giocato tanti minuti il numero 6, il numero 5 del Montecchio Precalcino. Ora è Amatulli, Amatulli bordata, deviata però sempre, se abbiamo visto bene, da Zanini. Ora è Pozzo, lato destro, punta Menendez, Marchetti, ancora Pozzo davanti a Salines, ha chiuso il varco il portiere classe 2002. Ancora Casari per Menendez, passaggio per Amatulli, c'era un piccolo spazio, ora prova a liberarsi bene di un avversario, ci è riuscito però, ha cercato il tiro sul primo palo, ha fatto buona guardia a Sanson, chiamato in causa tantissime volte Carlo Sanson nel corso della nostra telecronaca. Il portiere classe 2005 però è stato bravo, attenzione a Pozzo, bella la girata, ha provato il passaggio per Dalla Valle, ora è Zanini per Marchetti. 7 minuti e 54 secondi, pronto il time out in casa Montecchio Precalcino. Deve anche giocare con il cronometro il Montecchio Precalcino, perché anche se manca più di un'eternità, poi è chiaro che più scorre il cronometro e più è una situazione favorevole per la squadra ospite di allenata da Ivano Zanfi, che può contare anche su quello che è la possibile, la spada di Damocle sulla testa dei giocatori della BDL Minimotor Correggio, che è quella del possibile decimo fallo. Attenzione a Marchetti che parte in contropiede, fermato da Manuele Pedroni, dietro di lui c'era Alessandro Matulli, ma è bravo il numero 97 cresciuto proprio al Correggio Hockey, è presente in quella nazionale under 17 che ha centrato la medaglia di bronzo proprio qui a Correggio. Matulli traversa il secondo palo, colpito dalla BDL Minimotor Correggio, ancora colpito da Alessandro Matulli, il più ispirato oggi, decisamente una sua giornata quella per il numero 36. Sta rispondendo presente, sfortunato in due occasioni perché ha colpito un palo e una traversa. Alessandro Matulli ha trovato anche due volte la via della rete. Attenzione a Diego Casari che ora parte in velocità, all'indietro per Menendez, Pedroni, c'è Matulli al centro dell'area, Casari dalla distanza, conclusione imprecisa, si ferma dietro la rete e di conseguenza gioco fermo anche per il timeout chiamato dal Montecchio Precalcino. 6 minuti e 30 alla fine, andiamo a sentire le indicazioni del tecnico veneto Ivano Zanfi. Abbiamo ottenuto il risultato di ritornare in vantaggio, giusto? Quindi non bisogna aver paura a portarla a casa. Abbiamo detto, questo uomo qua, perché non è qua? Gioca sempre qua? Dobbiamo creare spazio, abbiamo bisogno dello spazio per andare a far male adesso. Portiamolo, facciamo in modo che l'uomo stia qua, uscita veloce sull'incrocio dei due per il tiro passaggio sul secondo palo. Ok? Se non c'è, che c'è l'entrata dell'uomo, vi ricordate? Uscita, dai, vai, richiudo il triangolo per andare dentro. Cose semplici, fate bene sugli spazi, vengono, ok? Dai, andiamo ragazzi. Avete sentito le indicazioni di Ivano Zanfi, che non ha nascosto la volontà di andare a prendere, di andare a cacciare questi tre punti, ottenerli. Tre punti in trasferta sarebbero un ottimo inizio per il Montecchio Precalcino. Riepiloghiamo i quintetti: Salines, Casari, Menendez, Pedroni e Righi per quanto riguarda la BDL Minimotor Correggio. Sansone, Davide Zanini,
Andrea Zanini per quanto riguarda il Montecchio Precalcino. Vediamo anche, non vediamo Franco Marchetti, l'impressione che sia uscito, infatti è uscito dalla pista il numero 5, autore di una doppietta. C'è Nicola Pozzo dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione e alle telecamere. Se abbiamo visto bene, è rientrato in pista anche Elia Guglielmi con la casacca numero 23. Ci riserviamo qualche istante ancora per darvi la conferma. Intanto attenzione a Nicola Pozzo che trova il tiro. È entrato in pista anche Michele Dalla Valle. Intanto il tiro di Menendez, la parata di Sanson involontariamente, il tentativo di Casari di allontanare diventa un assist per un avversario. Azione che non viene concretizzata però dal Montecchio Precalcino. Menendez, Righi rischia di ricevere una pallinata in testa con Sansone che allontana con tutta la sua forza per cacciare via una pallina che era molto pericolosa nella propria area. 5:56, corregge alla ricerca del pareggio. Montecchio Precalcino invece alla difesa di una vittoria che sarebbe la prima in campionato e sicuramente permetterebbe alla squadra biancoverde di iniziare bene la stagione. Casari. Casari ancora ci prova, il tentativo viene fermato anche da Nicola Pozzo con il pattino. Attenzione a Menendez che la riconquista. Righi dietro porta, c'è Dalla Valle a chiudere. Attenzione il tentativo di alteschiaccia, allontana lo stesso numero 44 Pedroni, cade a terra. Per gli arbitri si può proseguire. Sfera che viene persa dal Montecchio Precalcino, sta facendo buona pressione correggio in questa fase diagonale di Diego Casari, cerca di bombardare chiaramente sportivamente parlando la porta di Sansone la squadra allenata da Edoardo Granello. Attenzione a questo però passaggio in mezzo a cercare Davide Zanini, fallo di squadra numero 10 fischiato contro la BDL Minimotor Correggio, proteste di Edoardo Granello. Non ci sente Giacomo Vischio. E ora è conclusione e tiro diretto per il Montecchio Precalcino a 4 minuti e 53 secondi dalla fine della partita. Opportunità ghiottissima per irrobustire il proprio vantaggio. Attenzione ora Zanini contro Salines, la traversa colpita dal Montecchio Precalcino, traversa che salva la BDL Minimotor Correggio che ora può giocare senza quella spada di Damolo che del decimo fallo, può giocare un po' più rilassata. Attenzione a Pedroni, il tiro respinta da Sansone, Dalla Valle arriva in suo supporto, Zanini, la pallina che viene respinta in un qualche modo da Nicolò Salines. Crediamo che abbia richiesto il gol Andrea Zanini, cade a terra Casari. Varzia da bordo pista, tu eri lì, hai visto bene la pallina? Sì, ho visto molto bene, la pallina non è entrata completamente, l'ha salvata al volo Menendez dopo aver parlato, ma proprio davvero una questione di millimetri. Quindi ottima giocata quella in fase difensiva di Menendez, che possiamo dire che valga quasi un gol. Vediamo proprio il conto, eccolo qui, è proprio l'azione, la pallina infatti aveva già toccato la linea, stava per entrare in porta. Menendez, buono il suo intervento che ha permesso di salvare il risultato. Ancora Emanuele Pedroni, se abbiamo visto bene è stato palo quello del numero 97. Ripartenza del Montecchio Precalcino, l'abbiamo detto, un secondo tempo decisamente divertente. Montecchio Precalcino che ha saputo giocare bene, ma la squadra di casa, la BDL Minimotor Correggio, che è riuscita in più di un'occasione ad arrivare dalle parti di Sanson. Menendez, c'è Caroli pronto a rientrare in pista. Menendez, pallina che termina alta, ha richiesto la deviazione Menendez, eccola qui, palo colpito da Emanuele Pedroni, non si vede molto da questa prospettiva, ma vi assicuriamo che è stato colpito il palo dal numero 97, terzo palo colpito. Andiamo a sentire il time out di Edoardo Granelli. E se no
vai dietro e quando fa entrata per questo lato, aspetta e esce il secondo. Non voglio questo fermo, ogni volta facciamo un zero. Passaggio, patino, cerco il blocco, questo fa il controllo in corsa. Ehi, controlla in corsa e patino e cerco, sì? Dopo rimano su per presare, sì? Mancano 3.5. Dai, siamo zero palo, dai, ogni volta facciamo zero, dai. Puoi mettere il quinto dopo? Dopo. Abbiamo sentito anche qualche indicazione che ha richiesto proprio Nicolò Salines alla Marzia, al tecnico. Marzia, quali indicazioni stava chiedendo proprio? Cosa hanno detto? Devo se si fosse sentito in diretta, perché Salines ha chiesto all'allenatore Granel se sarebbe entrato il quinto, cioè il quinto giocatore in pista a pochi secondi dalla fine per cercare eventualmente un pareggio, e Granel ha risposto è presto per dirlo. Però mette le mani avanti nel caso Nicolò Salines, sicuramente un'opzione che avrà in testa Edoardo Granel. Marchetti intanto è rientrato in pista, si beve bene Emanuele Pedroni, l'intervento di Nicolò Salines che respinge la conclusione. Ora è Caroli per Casari. Righi contro Davide Zanini che lo ferma. Andrea Zanini ora cerca il taglio per Pozzo, fermato dalla difesa della Bidel Minimoto. Attenzione Pedroni che ha cercato l'assist per Edoardo Righi, l'idea era buona. Sanson ha guastato la festa ai giocatori avversari, ma conferma anche della buona lettura di gioco del classe 2005 in porta. Attenzione ora a Davide Zanini che supera Alessio Caroli che è entrato in pista proprio in questi istanti. Caroli, Casari, Righi e Pedroni sono i quattro giocatori di movimento della BDL Minimotor. Correggio retropassaggio ora per Casari, dall'altra parte c'è Pozzo, Marchetti, Davide Zanini e Andrea Zanini. Parate precedenza di Sanson, ora è Pedroni. 38 secondi a disposizione per la BDL Minimotor. Correggio per costruire un'azione, ancora Casari. Pozzo lo ferma, fallo commesso dal Montecchio Precalcino, fallo numero 13. C'è il time out chiamato ancora da Edoardo Granel. Chissà che quel 13 nella lista dei falli di squadra non possa incidere, e chissà se viene tirato fuori da Edoardo Granel. Sentiamolo. Blocco, spinta, vado dietro porta e cerchiamo questo passaggio. Anche questo non c'è, qua facciamo il passaggio. Non si fa qua il passaggio, siamo aperto, perché se perdiamo la palla andiamo di là a recuperare. Sì? Proviamo, se non c'è mento e patino. Si continua facendo zero, non diventiamo pazzo, perché manca 2 minuti ancora. Non possiamo prendere un altro gol. Sì? Testa, in difesa, basso, non andiamo a cercarlo di là. Sì, dobbiamo recuperare la palla prima. Sì, dai. Come avete sentito, non diventiamo pazzi, non dobbiamo prendere un blu. Questa è stata una indicazione che abbiamo sentito in maniera nitida e chiara di Edoardo Granel. ...31 secondi a disposizione. Non ha citato il tema dei 13 falli del Montecchio Precalcino. Ferma quota 10 BDL Minimotor Correggio. Situazione di relativa tranquillità per quanto riguarda il fronte falli, perché dovrebbe commetterne 5 la squadra correggese per andare nuovamente in bonus e quindi per il tiro diretto. Intanto uno lo ha commesso però in questo momento Emanuele Pedroni. 11 falli di squadra contro 13. Davide Zanini corto per Andrea Zanini. Marchetti, ancora Marchetti che cerca di giocare anche con il cronometro, la tattica che il Montecchio Precalcino cerca di portare avanti, far scorrere i secondi per dare meno tempo possibile alla squadra di casa per cercare di arrivare al
a un tentativo del pareggio. Attenzione a Zanini che cerca e riesce a mantenere il possesso della pallina. Adesso è Caroli, un 2 contro 2. Righi cerca la conclusione di prima. 39 secondi a disposizione. Vediamo con Marchetti che viene ostacolato da Righi, ma ne esce vincitore nel contrasto. Passaggio per Pozzo. Pallina che termina in rete, ma il gioco si era fermato con anticipo. Si può riprendere. 59 secondi alla fine. Casari cerca di superare un avversario. Può ripartire ora Andrea Zanini. Pozzo cerca di superare, ci riesce Caroli, allontana Salines. Marchetti invece d'esperienza cerca di andare all'angolo, costringere al fallo la squadra di casa. 43 secondi a disposizione, 39 sul cronometro per concludere l'azione per la squadra ospite. Dodicesimo fallo fischiato contro la BDL. Minimotor correggio. Pedroni, serve Caroli, rientra Matulli, attenzione, esce anche Nicola Salines. 5 giocatori di movimento, entra Menendez dalle parti di Sanson, Menendez, Righi, Amatulli, Caroli e Casari, questi 5 giocatori di movimento della BDL Minimotor correggio alla ricerca del pareggio. 17 secondi a disposizione. Vediamo Caroli, tutta arroccata in difesa la formazione del Montecchio Precalcino. Ancora Caroli, passaggio per Amatulli, ancora Amatulli, prova il tiro, respinto, Righi cade a terra, c'è l'intervento sanzionato contro la BDL Minimotor. 5 secondi e 7 decimi a disposizione del Montecchio Precalcino, che ora vuole battere la punizione da una posizione differente da quella indicata dall'arbitro Vischio. Però il cronometro si è mosso da 5 secondi e 7 decimi, adesso siamo a 4 e 5. Nessuno lo nota, noi lo abbiamo notato. Attenzione a questa pallina recuperata da Menendez, il gol! Un secondo e 3 decimi, Mauro Menendez trova il gol che riporta in parità il match. Un guizzo, un missile terra-aria che va a infilarsi sotto l'angolino. Mauro Menendez realizza il gol del 4-4. Un'azione che fotografa in meglio una partita pazza, un secondo tempo ancor più pazzo. E questo è l'emblema e questa è la fotografia di una gara incredibile. Mauro Menendez, un secondo e 3 decimi, ne mancavano 4 e mezzo. Alla fine Mauro Menendez fa esultare, fa esplodere di gioia il Palazzo Orlando Pietri per un punto che, per come è arrivato, è come se fosse una vittoria, e dall'altra parte non può che profumare quasi come una sconfitta questo pareggio, perché il Montecchio Precalcino, che ha giocato un'ottima gara e ha mostrato veramente ottime individualità e un ottimo gioco, è andato in vantaggio per 3 volte nel corso del match. Il club bianco-verde ha assaporato la vittoria, la prima vittoria stagionale, fino a un secondo e 3 decimi. Esultano tutti, l'abbraccio lo avete visto, intravisto, quello di Mauro Menendez con Manuele Pedroni, il più esperto, con il più giovane Marzio da bordo pista. Qui la panchina della BDL Minimotor ha esultato, come davvero dicevi tu, come se fosse una vittoria. Questo bellissimo tiro, peraltro molto potente, di Menendez, che ha pareggiato a pochissimi istanti dalla fine, ha davvero creato una reazione qua in panchina proprio come una vittoria. Insomma, grande felicità, abbracci, direi che è un buon inizio di campionato. Beh, decisamente un buon inizio possiamo dire per entrambe, perché comunque il Montecchio Precalcino, lo sottolineiamo, non lo vogliamo dire, lo abbiamo detto anche in telecronaca in più di un'occasione, partita giocata molto bene dalla squadra di Ivano Zanfi, la base di partenza è decisamente positiva per il club bianco-verde per quello che abbiamo visto. Però questi risultati danno morale in tutte le occasioni, in tutte le stagioni, questi risultati fanno molto molto morale in casa correggese. E vediamo intanto che il Montecchio Precalcino esce tra gli applausi del pubblico di Correggio, giusti
gli applausi per quello che hanno mostrato i biancoverdi, e adesso arriveranno anche gli applausi per la squadra di casa che ha ottenuto un insperato pareggio, ed è un punto che muove fin da subito la classifica per la formazione di casa, formazione emiliana che si porta un punto in graduatoria. Dall'altra parte vediamo subito anche il parziale da Sandrigo, risultato di Sandrigo dopo essere andati sull'1-3, non si è più mosso, quindi a fine gara due pareggi, tre vittorie esterne in questo primo turno di campionato. Siamo andati vicini anche a una quarta vittoria esterna, evitata da Mauro Menendez, protagonista di questo match insieme ad Alessandro Amatulli. Adesso pronti a caricarsi i giocatori della BDL Minimotor, Correggio, che si caricano a cerchio, in cerchio con anche Tommaso Castiglioni e anche i giocatori preparatore atletico. Godiamoci questo momento. Eccolo qua, 1-2-3 Correggio da parte degli atleti di casa. Io ringrazio Marzia Cattini da bordo pista. Marzia, ti saluto e ti ringrazio anche per i tuoi preziosissimi contributi da bordo pista. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti. E grazie a Marcello Bulgarelli in regia, grazie a tutti voi per averci seguito per questo esordio di campionato 4-4 fra BDL Minimotor Correggio e Montecchio Precalcino. Inizia così il campionato per entrambe le squadre, grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordiamo, su YouTube, canale FISR OK Pista, tutte le gare del campionato di Serie A1, A2 e Serie A femminile in diretta qui per chi vuole vederlo. Non c'è altro da fare che fare clic. Grazie a tutti voi e buonasera.